L'Associazione Socio-Culturale Nord-Sud di Modena ha inaugurato lunedì scorso il nono anno sociale con una serata all'insegna della cultura, della musica e della solidarietà. Vediamo. Migranti, la sfida dell'accoglienza. Questo è il tema della cena di beneficenza che si è tenuta lunedì scorso 24 ottobre nella suggestiva location della caffetteria del Museo Civico, che ha aperto il nono anno sociale dell'Associazione Socioculturale Modenese Nord-Sud, presieduta da Rossella Maienza. La nostra associazione è formata da un bel gruppo di amici e di soci che ci seguono. Siamo partiti che eravamo veramente in pochi ed è diventato un bel gruppo che ci segue costantemente, mese dopo mese, proprio per affrontare diverse tematiche che l'associazione propone ai soci e agli amici. Sono tematiche importanti, tematiche sociali, culturali, politiche, che cercano di sensibilizzare i nostri ospiti ed amici. Questa sera parleremo dell'accoglienza. E proprio perché è un tema attuale e rilevante. E cerchiamo proprio di sensibilizzare i nostri ospiti ad aprire e rivolgere il loro sguardo a chi è più sfortunato di noi. Come sempre, nutrito il programma dell'incontro conviviale, che ha visto anche l'intervento dell'assessore del Comune di Modena al Welfare e Sanità, Giuliana Urbelli. Non è scontato parlare di queste cose in un contesto di festa, ma credo sia molto importante questo momento di sensibilizzazione. Perché? Perché il problema rimane estremamente recente, ci sono stati anche degli arrivi negli ultimi giorni, si tratta di poco più di 30 persone che sono state distribuite nella provincia, alcune in montagna. Chiaramente noi continuiamo a puntare il dito su questa logica ancora di gestione dell'emergenza, quando emergenza non è. Dobbiamo lavorare meglio sulla programmazione dei flussi, credo che in Emilia-Romagna si sia fatto molto, è l'unica regione, lo ricordo, che ha degli hub che consentono di distribuire per tempo le persone. Noi come enti locali ogni giorno richiamiamo anche il Ministero dell'Interno per avere un'attenzione necessaria nei confronti dei comuni che, come il nostro, hanno accolto non solo quantitativamente ma qualitativamente. C'è una differenza nel modo in cui si accoglie. Noi crediamo di averlo fatto nel rispetto dei profughi e anche finora nel rispetto della popolazione che accoglie. Stiamo lavorando in particolare su alcuni progetti che noi riteniamo innovativi, come il progetto Welcome, che è un progetto che promuove l'accoglienza diffusa in famiglia, un modello adottato in Germania in modo diffuso e che consente anche, attraverso un piccolo contributo, di dare una mano anche alle famiglie che decidono di accogliere magari dei minori che hanno fatto percorsi molto complicati per arrivare fin qui. Ha poi preso la parola l'ospite d'onore della serata, l'onorevole Eduardo Patriarca, vicepresidente della Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema di accoglienza dei migranti, presidente del Centro Nazionale del Volontariato e dirigente della Caritas Italiana, che ha tenuto una breve relazione sul tema dell'incontro. Ci troviamo di fronte a un nuovo picco di ingressi. Direi che stiamo raggiungendo il picco che era stato già raggiunto nel 2014, mentre in questi anni precedenti era calato, l'anno scorso addirittura era in meno 10%. Questo flusso noi pensiamo che continuerà, c'era la brutta stagione, però il fenomeno ci accompagnerà nei prossimi anni. Io, finché non risolveremo il problema della Libia, della Siria, tutta la fatica del Medio Oriente, credo che questo fenomeno ci accompagnerà nei prossimi anni, quindi ci troviamo di fronte a un problema, a un fenomeno strutturale, a me piace sempre dire, cioè quindi non legato all'emergenza. Gli studiosi dicono che sarà un flusso che durerà per anni e anni e anni. E quindi di fronte a questo tema che non può essere più trattato come un'emergenza, perché altrimenti il paese non ce la fa, abbiamo due questioni importanti da dover risolvere. La prima, ovviamente, e in questo caso fa bene Matteo Renzi a battere un po' i pugni, che l'Europa se ne faccia carico insieme con l'Italia e accetti che la frontiera sud del Mediterraneo non è una frontiera italiana, ma una frontiera europea, e quindi il tema è europeo. Su questo io devo dirle, non sono molto ottimista, perché ad oggi l'Europa non ha dato delle grandissime risposte. Quindi diciamo che siamo un po' soli in questa vicenda, però credo che sia giusto rivendicare un aiuto, un sostegno.
la cosiddetta ricollocazione non sta funzionando. I famosi 40-50 mila profughi che devono essere trasferiti dall'Italia e dalla Grecia nei paesi, negli altri paesi europei, non ha funzionato. Parliamo di 1.000-2.000 persone. E questa è la prima sfida. La seconda sfida è di attivare una struttura di accoglienza un po' più diffusa sui territori. Lei tenga conto che oggi su 8.000 comuni soltanto 500 fanno accoglienza e quindi sono soltanto alcuni comuni che sono, si stanno facendo carico di questa vicenda, e questo a me non pare giusto. E l'altra cosa importante è dare valore, a mio parere, al parere anche di tanti altri, finalmente a una strategia che veda protagonisti tutti i comuni sui territori. E non più come succede oggi, non per colpa dei prefetti, ci mancherebbe altro, e non più affidare questo ruolo ai prefetti, che svolgono un ruolo importantissimo ma legato all'emergenza. I prefetti non possono fare altro quando arrivano a, se non c'è una struttura di accoglienza permanente, non possono fare altro che agire in termini di emergenza. Sappiamo cosa succede, fanno dei bandi, chi si rende disponibile per l'accoglienza viene scelto, e questo accade così un po' dappertutto. Ecco, questo modello oggi non può più funzionare, più crea problemi, non risolve i problemi dell'integrazione, crea problemi sui territori, quindi qualche disagio. Quindi dobbiamo passare a una struttura che sia più permanente e più coinvolgente i territori e soprattutto tutti i comuni. Gli aspetti solidaristici della serata sono invece stati messi in evidenza da Antonio Maienza, presidente emerito dell'associazione Nord Sud. Siamo partiti una pizzeria con 10-15 persone e adesso si sono avvicinati tanti soci e amici che hanno dato un tocco di classe e di qualità a questa associazione, facendo delle serate di grande spessore culturale e sociale. Sì, siamo molto soddisfatti di questo traguardo che oggi tagliamo. È un arrivo molto importante anche per future iniziative che sono già programmate per quest'anno. E l'iniziativa di questa sera si svolge in una location molto bella, suggestiva, importante, e si riassume così: cultura, musica e solidarietà. La cultura, già sono state intervistate le persone, la musica, in questa location qui faremo della bella musica, e la solidarietà, proveremo a donare una lavagna interattiva alla scuola primaria di Amatrice. Speriamo di riuscirci, è la più bella felicità e soddisfazione che possiamo avere questa sera. Dopo l'immancabile taglio della torta, gran finale nel cortile interno con balli e musica degli anni 70, 80 e 90.